Ok gente, rieccoci qui su World of Warcraft con la nostra bella paladina a livello 66, ci siamo arrivati. E... ok, devo gildare questo, questo PG, come diavolo si fa? Ok, adesso ti gildo, eh. Comunque, piccolo recap della situazione. Siamo a Nagrand, questa zona veramente bellissima che io non vedevo l'ora di affrontare. L'unico piccolo problema è che ci sono i problemi con la reputazione di questa zona, ok? I Magar sono non ostili ma quasi, ok? Sono quel rosso un po' spento e bisogna di fatto farmare un pochettino di reputazione ed è strano che... che effettivamente la guida mi dica di farlo senza dirmi che prima bisogna sbloccare un certo tipo di reputazione. Vabbè, magari è successo qualcosa che non so. Quindi, gente, faremo delle quest un pochettino a spezzettoni. E mi è venuto in mente che possiamo intermezzarla con qualche dungeon. Perciò, se qualcuno si vuole unire, è assolutamente il benvenuto. Ok? Perciò adesso ritorniamo un attimino alla gilda e io no, effettivamente sapete che c'è? Non so come si fa a gildare dalla chat. non mi ricordo il comando, una volta lo sapevo ma adesso non lo so più. Un'altra cosa ragazzi è che mi sono rimesso i cimeli, cioè gli heirloom, perché ho usato i soldi delle donazioni di gold che mi avete fatto, grazie mille a proposito, per mail, per fare l'upgrade ai cimeli, perciò quelli che porto, tutti quanti, arrivano fino al livello 90. Quindi fino al livello 90 stiamo bene, abbiamo il bonus e abbiamo tutti quanti i cimeli, quindi me li rivedete addosso, anche perché devo dirvelo, quelli nuovi che avevo trovato erano veramente bruttini. Ok, sì, c'è il tasto invita membro, c'hai ragione, ok, però solo che devo... Ok, effettivamente vediamo se così funziona, vai, prova un po', vediamo un po' se così... Ah, non trovato? Però aspetta, perché non so il... non so il nome preciso. Perché mi stai mandando un messaggio tramite community. Combi Alberta, grazie mille del follow. Il mini Dalfo ti segue da quando ti seguiva qualcuno. Ok, grazie. Ah, Nitroglitch, ok, ecco, a posto. Benissimo. Ragazzi, se volete prendere parte alla gilda, ovviamente... basta che me lo dite e non è un problema. La potete cercare anche nella tab community. Ora, quindi, abbiamo i nostri cimeli, abbiamo tutto quello che ci serve. Io direi di procedere con le quest. Ok? A breve, comunque, faremo anche qualche dungeon insieme. Perciò, se volete unirvi, basta che mi fate richiesta di entrare nel gruppo. Una volta fatto il gruppo da 5, cominciamo a fare i dungeon. Ma forse, vediamo, a seconda del momento e della quest, magari ne facciamo anche qualcun altro un po' più single player, diciamo. Ok. Allora, siamo qui nella zona del consorzio. Questi invece le quest ce le danno tranquillamente, perciò non dovrebbe essere un grandissimo problema. Ma benvenuto in gilda. Ok, mi mostro le minierine, ma non ho nessuna intenzione di minarle per adesso. Limitiamoci alle quest per ora. Tra parentesi, ne abbiamo già fatte abbastanza. So che ci sta facendo fare un giro completo che poi dovremo rifare se vogliamo pulire bene questa zona, anche se un pochettino ne dubito. Cominciamo a girare. Ok. Ah, dopo c'è, non ti unisci? Va benissimo, va benissimo. Ciao Zack, benvenuto. Ciao, sono nuovo sul tuo Twitch. Comunque, cazzetto, ho ripreso uovo e ci ho ricominciato a giocarci. Ora un non morto cacciatore livello 62. Al momento su un altro gioco. Poi casualmente uovo, dipende fino a che ora stai on. Oh, che sta succedendo? Ah, ok, ragazzi, ci ho avuto un freeze di quelli tremendi. E ancora ce l'ho. Ok, c'è stato un mega freeze, ragazzi. Ma è stato un freeze proprio hardware, non di connessione. Mi si è bloccato tutto per un secondo. Speriamo che non ricapiti. Perché se no va giù la live. Va bene, comunque, Zerid. Una questione di sicurezza. Geza ha scelto di stabilire la base delle nostre operazioni più vicino possibile a Oshugun, trascurando completamente la sicurezza del gruppo.
Perché? Perché ha previsto che la produttività sarebbe aumentata del 10% stabilendo qui la base invece che sulle montagne a sud. Che importanza ha se creature del vuoto si aggirano nelle vicinanze? È un problema della detta alla sicurezza, non di Ghese. Uccidi le creature del vuoto e ti pagherò un decimo dei nostri fondi per la sicurezza. Non gioire troppo non è un granché. Ok. Va bene. Perdonatemi per questo freeze, ma è stato proprio hardware, proprio sul mio PC. Una di quelle cose un po' preoccupanti. Claim 6, ciao, benvenuto. Allora, il consorzio ha bisogno di te. Ok, benissimo. Vai. Rubare i ladri. Aramad, il principe del Nexus, ci ha ordinato di non iniziare i lavori all'interno di Oshugun perché potremmo adirare un potente Naru. Insomma, ha frenato la nostra operazione. Tuttavia, credo di aver trovato una scappatoia. Vedi, non siamo gli unici eteri a essere attirati a questo diamante colossale. Un ladro di nome Gavaxi ha condotto una banda di furfanti eterei dentro Oshugun e ha iniziato a staccare grossi frammenti. Il tuo incarico, Elfa del Sangue, è entrare e recuperare ciò che è nostro di diritto. Bene. E ce n'è un'altra qui che è Avorio al posto del cervello. L'avorio è molto ricercato, molti clienti che arrivano da molto lontano per comprarlo. Potrei anche dividere con te parti dei profitti. Gli Elec selvaggi che popolano Nagrand possiedono le zanne più pregiate. Tieniti alla larga dagli Elec adulti, il loro avorio non è in condizioni adatte per essere venduto. E non preoccuparti, non è bracconaggio, ho un accordo con gli orchi e i dranei. Siamo d'accordo? Ok. Ok. Ah, quindi ce l'avevo già da parte. Fighissimo. Ok. Mi interessa l'avorio, non le scuse. Non ho mai avuto dubbi su di te. Siamo tutti in ottime condizioni, a parte un po' di polvere e qualche graffio. Comunque ritengo che valgano quanto avevamo concordato. Spero che potremo continuare a fare affari in futuro. Ma proprio secca così. Che figo. Me l'aveva fatto mettere da parte già da prima. Ok. Ciao, Tiu. Allora, sì sì, sto expando e ci facciamo anche qualche dungeon. Chi si vuole unire, ragazzi? Coltires, sì sì, sono in live, messaggio dalla Gilda. Allora, questi rider qui. Allora, vediamo se è un caster. No, sembra di no. E invece sì, lo è. Mi sono messo una barra aggiuntiva che vedete qui sotto, che è quella verde della reputazione. Si può mettere. Ed è la reputazione con luna argenta, che così quando è completa, insomma, levo la tabarda e... Oh oh, aspetta, mi sa che questi cristalli in realtà sono... a singolo giocatore, vero? E ci sono quelli che stanno facendo la quest già da ora qui. Qualcosa mi dice che è il caso di muoversi verso un'altra zona. Io li vedo i messaggi, ragazzi. Sì, sì, ci sono, gruppatemi pure. Aspetta, Gilt è fantastico, che si sta vedendo la puntata. Sì, sì, è veramente caruccio. Devo dirlo proprio, sì. Allora, prendiamone un po'. Perfetto. Avrò esagerato, perché questi non li conosco, di fatto. No, pare di no. Va bene così. Mozzo, devo rimettere questo. I nemici eterei sono un po' duretti, eh? Ah, oh, perfetto. Vabbè, guarda, Eldi, io già ti... ti invito in gruppo, va. Ah, sono questi che devo prendere. Vabbè, qualcuno effettivamente li droppa anche... Anche le creature... sono qui le creature del vuoto? Oh. Buono a sapersi, ottimo. Ok, sì. Ho un drago. E ciò è bene.
Solo che le creature del vuoto dov'è che le trovo principalmente? Perché mi sa che non sono qui, ne ho vista soltanto una ed è un po' strano. Ok. Sì, ragazzi, allora, domani niente WoW e solo Hearthstone. Vabbè, in realtà poi Hearthstone è il pomeriggio. La sera giocheremo in questo caso a Gears Tactics. Abbiamo cominciato, mo vediamo, lo riporto un'altra volta e poi vediamo se piace. A me sta piacendo di brutto. Ok, no, niente frammenti, però vabbè, dai, ce ne sono altri 4 e qua sto bello tranquillo, in effetti. Allora, io sono su Nemesis, ragazzi. Nemesis Orda, se volete giocare insieme, possiamo giocare insieme. Ma se volete fare un dungeon, in realtà potete essere anche di altri server. L'importante è che siate Orda, però. Quella è la cosa importante. Intanto quando le vedo le uccido le creature del vuoto, perché tanto fa comodo ucciderle ora. Questi ricompaiono, grazie a Dio. Oh, ok, era l'ultimo. E le creature del vuoto... Ah, mi sa che sono più da queste parti. E infatti eccole. Pretendo troppo a prendere anche quella? È troppo lontano. Secondo me sì. Sì, infatti una è tornata. A parte che non ci gioco, stavo pensando di farmelo qualche mese. Volentieri, se vuoi giocare con noi. Assolutamente, ragazzi. C'è la Gilda, c'è il gruppo Battle.net, c'è un po' di tutto. Allora, queste due sembrano belle schierate qui apposta. Anzi, queste tre, a dir la verità. Se non sbaglio, c'è un talento che fa attivare di più... l'extra dello scudo del Vendicatore, e quello lo vorrei davvero. Già così un po' si attiva più di prima, però non quanto vorrei. Ok, finito. Ora devo uccidere Gava Xi. E però mi dice anche che cammina da quelle parti. Stiamo un po' a vedere. Gears veramente caruccio, ragazzi, sì. Veramente tanto, mi ha onestamente sorpreso. L'ultimo intendo è Gears Tactics. Completamente diverso dagli altri Gears. Storicamente è un prequel. Se vi piacciono i giochi tattici. Allora. Dornil Famelico, figlio di Gruul. Non so se. Varrà la pena? Non è Elite. Comunque. Elementare tellurico. Dove diavolo è? Cammina da queste parti. Eccolo. Au. Perfetto. Adesso devo uccidere. Va bene. Mi fa uccidere un sacco di bestie adesso. Ok, ok. Purtroppo, ragazzi, stiamo seguendo questo cammino della quest che è veramente frammentario. Perché, come avevo detto, ho dovuto saltare un sacco di roba dei Magar. Questo non è stata una cosa meravigliosa. No, quello l'ho lasciato perdere perché magari arriva una quest che mi dice di ucciderlo e magari viene fuori solo ogni tot, capito? E non volevo
mettermi i bastoni nelle ruote da solo, insomma. Che bello quando si attiva a ripetizione questo. Di gran lunga la mia abilità preferita. Ok. È stata una figata trovarne tre insieme. Mi sa che non saremo altrettanto fortunati in altri momenti. O magari sì. E quindi facciamo presto. Ne vedo uno. Uccellacci malefici. Ciao Erboia. Sì, la reputazione si fa. L'unico problema è che non so di preciso come. E non vorrei che fosse una di quelle cose che devi farmare per ore. vorrei sperare di no. Ce ne sono un sacco, aspetta. Figata. E ne ho presi 5, che bello. Perfetto, siamo già 8 su 12. Il che vuol dire che... Oh, grande. Ok. Benvenuto. Otto. 9, 10, 11 e 12, grande. Vieni qua anche tu. Perfetto, vai. Menate. Ma che figo quando si avvia a ripetizione. A posto. No, ma la reputazione... Beh, non è questa qui, la reputazione è un'altra, purtroppo. Comunque, mo sto consegnando un po' di questo, fosse mai che si sblocca qualcosa. Però secondo me no. Vabbè, comunque, ragazzi, è anche possibile che arriviamo al 70 già soltanto con queste quest... cioè, con questa catena di quest un po' mozzata che stiamo facendo. Sì, lo so che c'era gente che voleva unirsi, ragazzi. Oh, guarda, c'è di nuovo Dorn. Segna più questa zona, sennò quei mob maghi l'ultima live ne davano. Sì, è vero, non so... Mo vediamo che cosa succede. Allora, Gavaxi. Non dovremo più preoccuparci di Gavaxi, gazzetti. Adesso pensiamo alla ricompensa. Ok. La reputazione però è col consorzio, che è una fazione a parte qui. Tu mi fai sorridere, o meglio lo faresti se avessi un volto. Continua così e diventeremo molto amici. Perfetto. Ah, progressi impresa, accontentare gli eteri, ok. Invitate pure chi volete, ragazzi, al gruppo, Ma rubare i ladri... Sono colpito, per la maggior parte sono in condizioni eccellenti. Metterò una buona parola con la nostra gente. Siamo al 67 intanto. E... ok. Fatto tutto, a quanto pare. Ah, guarda, qui gli posso riportare anche ulteriori cose. Sono sbloccati anche degli altri dungeon. Perfetto. Ciao McJordy. Ciao Manu. Guarda quante spedizioni si sono sbloccate, però. Ma ragazzi, così dungeon potremmo effettivamente farli, perché manca solo un DPS. Però vabbè, dai. Qualcuno, un DPS che si vuole unire? Dopodiché abbiamo il gruppo fatto. Ma non serve che siete qui intorno a me, eh. Potete anche continuare a fare le vostre quest in tranquillità e... Ah,
Per il Discord, ragazzi, Tarfone è stato così gentile da settare il Discord della Cricca del Sottosuolo, che è il gruppo a cui appartengo, ragazzi, tra parentesi. Quindi se volete andate lì, dovrebbe avervelo linkato. Comunque, mo, accettiamo questa quest e vediamo un po'. Bacino di Telar. Quanto è bella Nagrand, proprio mi piace tantissimo. Eccoci qua, Osat. Lo vedi, per l'orribile alitosi di sparachiodi avrò quelle uova. Ehi, hai l'aria di qualcuno che potrebbe essermi utile. Ascolta, Elfa del Sangue, se mi prendi alcuni oggetti per rendere operativo il mio Saltabot 4000, ti darò una chiave che ti permetterà di usare il macchinario. Cosa te ne fai di un Saltabot 4000? Chiedi... si è allontanato, imbecille. Faccio prima a dirti cosa non te ne fai. Mi servi i ragazzi di elementale dell'area degli elementali di Nagrand. Sono dappertutto, quindi non chiedermi dove trovarli. Ok, allora, prima devo uccidere questi spiriti della terra. Ok, siamo full. Siamo full, ragazzi. Molto bene. Ok, e allora... vai. Io direi... entra pure in dungeon, Nitro. Guarda quanti ce ne sono, che figata. Oltretutto c'è la seria possibilità che ne vedremo uno nuovo di dungeon, perché siccome ne facciamo uno ogni tanto... è molto possibile che... A proposito, questi devo... No, non gli devo fare niente a questi. In compenso a questo sì. Aspetta. Come faccio ad aggiungere canale Discord? Dove sta segnato? Ara, sta nelle tab di Twitch. Qui sotto, se andate lì, ragazzi, c'è il link a Discord. Però quello è il mio Discord. Il Discord della Cricca, effettivamente, quello non è linkato da nessuna parte. Pensavo che Tarfone ve l'avesse già dato. Effettivamente a questa cosa non avevo pensato. Scusate, ragazzi. Intanto ne devo uccidere ancora 4. Vediamo se riesco a beccarli tutti e 4. La realtà è che sì, posso farcela. Perfetto. Ok, fatta questa. Tanto procediamo. Ciao Kampfliger. Ok, ci sono questi elementali qui, vero? Sì. Che bisogna prendere. Non so, che questi si trovano un po' ovunque, ma sono rari, nel senso... stanno un po' per i fatti loro. Gas elementale dell'aria, ottimo. Vediamo se ne becco un altro. È un po' improbabile, ma magari sì. Mo
Per me è un po' complicato darvi il link del Discord della cricca così al volo. A me, mo per la prossima volta ci provo. Comunque, se uno vuole andare un attimino su YouTube, sotto i link di uno qualsiasi dei miei ultimi video c'è il link della cricca. Qua non sembra ci siano. Passiamo di qua. Sì, giusto. Mettetelo direttamente nelle info di Gilda. È una ottima idea. Grazie, Chiaretta. Sì, io però non li sto trovando questi qua. Dannazione. Dimmi vedere le aree. Sì, ci sono. Eccoci qua. Va bene. Vai, partiamo. Sempre pronta. Esatto. Anka Het. Ok. Quanto tempo, ragazzi. Allora. Benissimo. Resettiamo il recount. Prendete la questa, ragazzi. Pronti? È il regno dei ragni sotterranei. Un tempo consideravo l'anziano Nadox il mio maestro. Ok, salve a tutti, ragazzi. Trovalo nelle profondità e fagliela pagare per i suoi crimini, elfa del sangue. Perfetto. Mi ricordo, questo l'ho fatto tante volte, però a suo tempo. Attenzione, attenzione ragazzi, non aggrate i nemici troppo presto, fatemeli raccogliere, fatemi dare un paio di colpi che così riesco a mantenere l'aggro, ok? Li tengo tutti su di me e via. Esatto, e i danni AOE sono meglio che a singolo che a singolo bersaglio, perché così si riesce a... Porco mondo. Ne ho aggrati un po' tanti, vero ragazzi? Devo stare un pochettino più attentino forse. Però vabbè. Quelli li possiamo pure lasciar perdere. Lo uso io il mana per queste piccole cure, ragazzi, tanto non mi serve quasi a niente. Allora, facciamo un po' tre alla volta, intanto che capiamo come funziona, va. Grazie mille del link, MacJordy. Ops, è andato via. Perfetto. Da che parte dovevo... Mi sa di là, vero? Ok. Attenzione alle cure. Sono un po' al limite. Io ogni tanto lo uso, Luce del Protettore, però. Allora, mo la guida del boss. Allora, la guida la vediamo un po' per volta quando serve, ok? Questi qua cercate di evitarli, ragazzi, va che così. Che tanto è inutile ucciderli. È di qua il boss, vero? Sì. Quelli si possono evitare, questi però secondo me no. Quindi... Oh, cacchio! Ok, siamo un po' nei guai, mi sa, esatto. Chi è che ha aggrato gli altri? Ok,
Aspetta, ma non erano quelli? Allora che è successo? Come mai sono arrivati così tanti? Ok, grande. Vabbè, però purtroppo ma non durerò molto. Proviamo a fare così. Vediamo se riusciamo a sopravvivere un pochettino. No. No. Troppi. Troppi. Va bene. Come non detto. Che è capitato, ragazzi? Perché non so effettivamente che cosa è successo. Cioè, da dove sono arrivati quegli altri. Ah, vabbè, gratitudine, Eldi. Va bene, ma stai un attimino attento perché mo dobbiamo prendere i singoli gruppi perché ci fanno abbastanza male, purtroppo. Più di 4-5... dubito che riusciremo a tenerli. Dobbiamo andare un po' più cauti. Ciao, Emash! Ok. Ah, ecco, c'era quest'altro gruppo che giracchiava. Va bene, allora facciamo una cosa. Prendiamo loro. Aspetta, un attimo. Pigliamoli, va. Loro tre. Mi sa che è meglio andare dal caster qua. Ok. Perfetto. Adesso quest'altro gruppo. Mi dice che non è valido passare su Discord, ma non ho intenzione di giocare, quindi evito. Non... Ragazzi, la prossima volta vedrò di metterlo direttamente nel bot, ok? Ah, effettivamente in casi come questi dove rischiamo un po' troppo danno, ucciderne velocemente uno ha anche senso. L'unico problema è che ho paura di perdere l'aggro di quel mob in sostanza. Allora, solo un secondo, ragazzi. Allora, il primo è Anziano Nadox. La piaga della stirpe. Anziano Nadox ammobba un personaggio, danni a natura ogni 3 secondi, rabbia della stirpe. Anziano Nadox fa infuriare tutti i brulicatori di Akar vicini, aumentando i danni inflitti al 200%. Evoca dei guardiani di Ankar che lo difendono in battaglia. E evoca dei brulicatori di Ankar che lo aiutano in battaglia. Va bene, e ok. Non ho un bersaglio. Pulito tutto? Siete pronti, ragazzi? Vai, andiamo. I segreti della Vanguardia resteranno nascosti. Io cerco di tenere. Ok, ritorna qua. Sto cercando il più possibile di prendermeli, ragazzi. Io... quelli piccoli, però... abbiate pazienza... Questi sono immuni, vero? Aspetta, è immune? Perché è immune? A che cosa è immune? Ah, ok, è immune per via del... Eddie, che sta succedendo qua? Scusate, perché qua mi sa che è un po' colpa mia. Questa non l'avevo mica capita. Che quel mob che usciva gli dava lo scudo non l'avevo mica capito, onestamente.
Vabbè, comunque, poco male. Ok, no, è Ankaet. Allora, completiamo. Non più pupillo. Ora che Nadox è morto, spero di prendere il suo posto come capo della mia gente. L'impero di Azion Nerub è destinato a grandi cose, Elfa del Sangue. Poi, riconquistare Ankaet. Il principe Tal'Darram e il suo esercito del flagello si proteggono dai nativi delle profondità gelate impiegando le stesse difese che un tempo usavamo per nascondere il nostro impero. Disattiva le difese e massacra le creature del flagello di guardia. Le mie forze aiuteranno i nativi a uccidere le altre. Perfetto. E questo allora, occhi di Tal'Darram uccisi, rompiossa ucciso e principe Tal'Darram ucciso. Ah, ok. Questo è rompiossa, io direi di iniziare da lui. Anzi no. No, qui c'è giusto giusto un gruppettino. Quello non arriva da queste parti, vero? No. Grazie. Allora, occhi di Tal'Darram uccisi 2 su 3. Come siamo messi con la quest, ragazzi? Ah, Eldi, tu ce l'avevi già da prima? Ah, ok, buono. Sì, è simile a Azion Nerub. Sì, infatti stavo vedendo di andare proprio qua. Perfetto. Ah, che figo, vabbè, comunque sì, c'è la necessità effettivamente. Attenzione, attenzione, non me li fate scappare, ancora non li ho aggrati per benino. Ok, adesso va meglio. Sì, sì, immobilizzatemi pure, ma tanto non importa. Maledetto. Perché se io non sono su Nemesis, c'è qualche modo di cambiarlo? Di cambiarlo o no? Però se sei sempre Orda possiamo comunque giocare insieme. Ora siamo a gruppo completo, però aspetta che sono un idiota. Ah, l'avete premuto voi? Ok. Allora, questo gruppetto di simpatici zuzzurelloni saltellanti in realtà romperà le scatole, quindi conviene aspettarlo. Un attimo, un attimo. Molto bene. E di qua stessa cosa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Maledettissimi. No, ok, mamma mia, pensavo di finire di sotto. Sì, però puoi unirti alla community Battle.net, assolutamente. Ok, questa è già premuta. Allora, adesso uccidiamo questo rompiossa prima. Anzi, no. Il contrario. Quest'altro prima. Tanto non serve ucciderli tutti e due. Tanto va giù veloce, è solo grosso. Evitiamo gli altri che non ha senso ucciderli.
Quando si incacchia un po', sì, a volte... Ok, e Principe Tal'Daram, manca lui, e questo è qua. Allora, adesso, fermi tutti un attimo. Principe Tal'Daram. Allora, dopo assalto fallito di Kaltess contro i regni Lich, alcuni più forti del filo di sangue vennero uccisi, trasformati in morti come caduti oscuri. Allora, sfera di fiamme. Il Principe Tal'Daram evoca una sfera di puro fuoco che flutta nell'aria verso il personaggio, infliggendo danni a fuoco ai personaggi entro 0-1 metri. Sete di sangue anima il Principe Tal'Daram, rigenerando 1% della salute per ognuno dei successivi 3 attacchi mischia a segno. Il Principe Tal'Daram con sparizione si dilegua e riappare dietro un personaggio attaccando con un bacio il vampiro. Poi il Principe Tal'Daram consuma la forza vita di un personaggio stordendolo, infliggendo danni da ombra ogni 2 secondi per 20 secondi finché il Principe Tal'Daram subisce 20.000 danni. Ok, quindi quando compare dietro un personaggio, super focus, ok? Via. Avere un bersaglio. Non ho un bersaglio. Ok. Vabbè, dai, pensavo peggio, onestamente. Perfetto. Ancora fame. Oh, ancora sete. Ok, eccellente. Senti una serie di rumori simili a dei click. Ora è il momento di eliminare l'altro nostro nemico. I senza volto. Nel tentativo di contrastare le forze dei non morti, il mio popolo ha scavato sempre più a fondo man mano che perdeva terreno. Abbiamo inavvertitamente scoperto i servitori degli dei antichi note come i senza volto. Non potevamo combattere su due fronti contro nemici così potenti. Col tuo aiuto forse i senza volto verranno finalmente sconfitti. Ok. E... ah, Araldo Volage è... mi sa che è l'ultimo, quindi questa è l'ultima missione. 67, sì. E per il gruppo Battle.net basta che clicchi sul link che viene dato nel bot ogni tanto. Sì, però aspetta, questi due li piglio. Perfetto. Oh oh, no. Perfetto, beccati. Vabbè, questi onestamente mi sa che è il caso. Esatto, Battle.net, quello lì. Non so perché non sta funzionando il comando. Dovrebbe funzionare. Non ho sinceramente idea del motivo. Grazie. E poi ci sono questi qua.
Fammi tenere questi. Ok, perfetto, ci siamo. Non so come... non so perché non funziona il comando. Boh, il bot dovrebbe essere attivo. Ok, pronti ragazzi, perché il boss arriva qui praticamente. Ok, questa è una maga, però... mo devo ricordarmi di preciso. Ma mi sa che questa chiamava... Chi è devoto tra di voi? Eccolo. Allora, questa qua chiama a sé questi qua e bisogna picchiarli selvaggiamente perché non finiscano... Ok, ucciso appena in tempo. Perché sennò lei si ricarica, praticamente. Lo sono ricordato. Infatti non ho letto la guida. Vabbè, ma è abbastanza semplice questo boss. Sto continuando a pensare del perché non funziona il bot. Molto bene. E comunque non sto trovando un piffero di nulla. Adesso bisogna andare di qua. Se ben mi ricordo. Io secondo me non serve un piffero. Vabbè. Allora, di qua adesso c'è il bot. Sì, il bot. Il boss più importante. Ciao Marco Giordano. Allora, questi picchiano, ragazzi, se ben mi ricordo, anche se sono mob. Ormai questi picchiano. Vediamo di affrontarne uno solo per adesso. Anche se mi sa che questo mo arriverà, eh. Ora provo a portarlo un po' più indietro, ma... guardate, picchiano. Picchiano assai. Ci vuole un po' ad abbatterli, non sono dei mostriciattoli come gli altri. Di qua. Attento Eldi che arriva quella. Ah no, ok, vabbè, tornate indietro. A te, sto cercando di essere, diciamo, previdente perché qua... Grazie. Vabbè, i tre dimenticati sono proprio questi tre. Ti saluto i miei figli Michela e Valerio che stanno guardando con me. Ciao ragazzi! Benvenuti in live anche a voi allora. Vedete questo gioco? Papà non vuole che ci giocate a questo gioco. Perché se no... papà potrebbe avere dei problemi. Ok, pronti al boss ragazzi? Questa volta lo leggo però, perché mi sono dimenticato un sacco di roba. Allora, Araldo Volage, flagello mentale. Allora, flagella mente un personaggio, danni da ombra ogni secondo, riducendo la velocità di movimento per 3 secondi. Poi, raffica di dardi d'ombra, danni a ombra a tutti i personaggi. Poi, brivido,
l'araldo maledice un personaggio infliggendo danni da ombra quando viene danneggiato. L'effetto non può verificarsi più di una volta ogni 3 secondi, ma soprattutto, pazzia, l'araldo fa impazzire tutti i personaggi inducendo in loro visioni distorte dei loro alleati. I personaggi sono prigionieri delle allucinazioni finché non uccidono tutte le visioni distorte. Ok? Va bene, andiamo. Questa, soprattutto l'ultima che avevo descritto, adesso la vedete. E mi sono ricordato un po' tutto. Ok. Flagello mentale si può interrompere, quindi interrompetelo, ragazzi, quando lo vedete, eh. Io di interrupt ne ho uno ogni 12 secondi, tipo. Oppure ho questo. Va bene. Adesso sta castando pazzia e mi sa che... esatto, vedete? Adesso succede questo. Praticamente tutti si rivoltano contro di me, però sono molto deboli. Si uccidono e... e poi si ritorna qua. Ok? Devi uccidere velocemente le ombre dei tuoi alleati ogni volta che arriva pazzia. Ehi? Perfetto, vai. Dai, è fatta, è fatta. A posto. Andato. Livello 68. Adesso consegniamo la quest. Hai fatto un ottimo lavoro, Paladina. Con la sconfitta dei servi degli dei antichi, il mio popolo può nuovamente riprendere possesso della nostra antica dimora. Ho preso un piffero di niente, praticamente. Ok, la staffa effettivamente può essere utile a Eldi, credo. Vero? Vabbè, non è andata male in fondo. Una stalla. Va bene, allora, gente, io direi che... è finito l'ultimo? È proprio così? Ma io, ragazzi, ne farei anche un altro, onestamente. Anzi, no, scusate, usciamo. Usciamo adesso. Effettivamente, perché devo fare un attimino di stacco. Ne approfitto per vedere se ricompaiono un paio di elementali dell'aria prima di fare lo stacchetto, che così magari rispawnano nel mentre, ok, ragazzi? Però rimanete in gruppo perché non ne facciamo un altro. E dai, ecco, le mie speranze erano vane, ragazzi. The Old Kingdom, è vero, mi sono confuso con Agile Neurob. No, infatti, cioè, assomiglia. Usciamo, no, ancora no, il 4 maggio. Oh mio Dio. Tutto mi hai ricordato una cosa che mi ha fatto venire un nervoso. Vabbè. Attenzione che adesso riarriva quello e io non faccio in tempo a ucciderlo, questo qua. Ok, no. E oltretutto, questi qua sono abbastanza rari, no? E mica tutti mi danno quello che mi serve. Come se non bastasse. Capito? Che bello. Sentite un po', mi è venuta in mente una cosa, no? Ma questa zona qui... no, vabbè, è incredibilmente lontano. Di qua però no. Ok? Intanto mi vado a prendere la gallina robotica. Che cosa... che cos'è? Che cos'è la gallina robotica? Medaglione onorevole? Che cosa è successo? Entro nel campo di battaglia a un'arena e apprendi l'incantesimo medaglione onorevole. Quando è accaduto questo? Non me ne sono manco accorto. Ok. Ah, perché mi sa che quella era una zona PvP. Oh, intanto c'è una belba della polvere però qua. Vieni qua. Medaglione del gladiatore. Questo è solo per il PvP e ci interessa fino a un certo punto, effettivamente. No, lo scudo ancora non te lo tiro. Ora sì. Oh, niente. No, non lo trovo. Prima dello stacco fatemi uccidere un po' di questi, va. Due vicini. Bene.
Sono contento. Ah, domani si riparte presto per lavoro? Va bene, dai, non so se augurartelo o no, buon lavoro. Comunque, dai, nel dubbio, buon lavoro. Ok, grazie mille di essere passato, Coltires. Comunque, mica l'ho trovato. Mi sa tanto che ci vorrà un po'. E mi sa tanto che conviene che facciamo un altro dungeon, ragazzi, eh. Però prima lo stacchetto, mo fatemi uccidere questo e poi stacco. Oh, 2 su 3, va bene. Dai, mi sta bene come risultato generale. Va bene, ragazzi, allora, piccolissimo stacco di 60 secondi e poi ci rivediamo subito online. D'accordo, ragazzi? Quindi non andate via, mi raccomando, rimanete lì veramente un minutino. Nel mentre che mi aspettate, mi raccomando, aspetta un attimo. Ok, sì. Mi raccomando, dicevo, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, e abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, ovviamente, ragazzi. E se state guardando questo video su YouTube, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, e in descrizione troverete tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie di World of Warcraft e anche il link per acquistare Battle for Azeroth e il tempo di gioco scontato su Instant Gaming. Se lo fate attraverso questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A dopo.